Ragazzi, come vedete non siamo nella macchina dell'altra volta, ma siamo col catorcio perché la mia macchina mi ha abbandonato, quindi siamo col catorcio. Bello quel gatto. Adesso stiamo andando da Paolo un'altra volta, ma stavolta... Saltella, guardalo, un caro, un bello. Ok, gatti a parte, stavamo dicendo, stiamo andando da Paolo e stavolta però tocca a me. Sei contenta? Stavo mangiando la mia caramella. Lascia l'emozione, non chiamo anche la calma a me. Ma che sono? Lasciate perdere se sentite rumori strani, ma è una macchina dell'epoca che fu. Cosa vado a tatuarmi? Aiuto! Cosa mi tatuo? Una scimmia. E ancora non so. Non ho il disegno, quindi adesso ci trasferiamo da Paolo e vediamo se ha già disegnato qualcosa o se deve ancora disegnare qualcosa, lo disegniamo. E tipo per stasera saremo fuori di lì. Anche perché io dovrei andare all'università. Vabbè, ma domani. Puoi andare anche stanotte a Padova. Perfetto, io domani mattina non mi devo alzare alle 7. No, tu parti stanotte. Allora, parti stanotte alle 5 e ti arrivi là direttamente. Sì, è tutto a posto, è carino, mi dimentico di averlo. Vai. Sceva. Grazie.
uguale. Sì, sì. Sai che sei una cretina. Eccomi qua ragazze, sono da sola perché ho dovuto lasciare la Carlotta a casa che doveva andare all'università. E quindi eccomi qui. Tatuaggio l'ho fatto e è bellissimo. Mi ho fatto delle ispezioni di video mentre me lo faceva, mentre facevo la cretina, perché sapete, per scaricare un po' l'ansia e distrarmi e passare il tempo, io sono così un po' fulminata, diciamo, mi dicono. E quindi niente, spero vi sia piaciuto, di essere stata simpatica, di avervi fatto compagnia. Vi faccio vedere. Adesso sono appena arrivata a casa. Paolo me l'ha coperto perché anche avevo questa magliettina un po' di lana, cotone lana. E quindi per coprirlo un po', solo vi faccio vedere, poi comunque magari vi metto foto in cui si vede meglio. Quindi perché non so se riesco. Non so se si vede. Comunque poi vi metto anche foto su in cui si vede molto meglio. E fatemi sapere anche cosa ne pensate, se anche voi avete tatuaggi, come li avete fatti, dove li avete fatti, e anche se vi va a raccontarmi un po' la storia del vostro tatuaggio, magari io vi farò un video in cui vi racconto la storia dei miei tatuaggi, perché questo è il quarto tatuaggio, ebbene sì, e c'è sempre un significato dietro ogni tatuaggio. Io sono curiosa di sapere i vostri, e se voi siete curiosi di sapere i miei, mettetemelo, mettete mi piace, scrivetemelo qua sotto. Se avete domande, dubbi, qualsiasi cosa, curiosità, fatemele pure, e spero di rispondervi al più presto. E un saluto a tutte, ciao!